paese nativo, il Monte Corvino Ravella. Sono un artigiano, come vedete ho presentato quest'opera che dono al comune di Salerno. In questa occasione per dire la dedico a Salerno perché amo Salerno. E nello stesso tempo per rappresentare i vicentini che sono un poco marginati dal territorio. Metto in evidenza le maestranze che ci sono sul territorio di Monte Corvino, Gifoni, tutti i vicentini. In questa occasione ho presentato questa mia opera al comune, che dono, per far vedere le realtà del territorio. Questa bella manifestazione ci saranno artisti e in occasione ringrazio già anticipatamente tutti i miei amici e il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore alla cultura Guerra. Idea di realizzare appunto il gonfalone salernitano, il simbolo del comune di Salerno in rame? Nasce per chi ama Salerno e io sono uno di quelli, provengo da Monte Corvino Rovella, sono un artigiano e per far vedere le opere che si realizzano ho preferito fare quest'opera e donarla al comune di Salerno. Quanto tempo ci vuole per realizzare un'opera del genere? Un'opera del genere ci vogliono la prima base e il disegno, dopo il disegno si inizia la cesellatura. Ci vogliono minimo un 15 giorni. Per realizzare un'opera del genere? Ci vogliono dai 15 ai 20 giorni per realizzare tale opera. Ogni opera, il tempo che permette per poter realizzare quest'opera è quanto più è possibile far risalire tutti i particolari. Dice appunto che è un artigiano, quindi artigiano. È anche un modo per ricordare insomma la tradizione che c'è in questo settore. Certo, le maestranze, per mettere in risalto le maestranze sia del territorio, che è un cenno che do, un annuncio che do alle autorità, che sul territorio ci sono le maestranze, quindi vanno cercate e nello stesso tempo quanto più messi in evidenza. In anticipo vorrei ringraziare il sindaco Napoli, Vincenzo Napoli, e l'assessore alla cultura è Ermanno Guerra. Giorni importanti per Lucida Artista 2015-2016, quali le novità, iniziare dalla data, insomma anche da alcuni piani che si stanno mettendo a punto? Sì, intanto è precisata la data d'avvio che è il 7 novembre e quella di chiusura che è il 24 gennaio. Il tema sarà le fiabe, l'aurora e il giardino incantato, questo è il tema di quest'anno. Per il resto è partita la grande macchina organizzativa, è chiaro a tutti voi e ai salernitani che si tratta di un'iniziativa imponente che impegna tutta l'amministrazione, è un'iniziativa multidisciplinare, ci sono aspetti che attengono al turismo, alla cultura, alla viabilità, alla sicurezza, coinvolge tanti enti, potete immaginare dal Trenitalia, il CSTP, la Questura e la Prefettura per i motivi di sicurezza, l'ANAS, l'ASL per gli aspetti sanitari, dunque anche se solo pensate al lavoro di coordinamento tra i vari enti vi rendete conto di che portata è la cosa e poi ci sono gli aspetti organizzativi che afferiscono alle edizioni precedenti che proviamo a migliorare, a modulare di anno in anno, forti dell'esperienza appunto delle edizioni che sono alle nostre spalle. Parlava di aspetto turistico, ci sarà un maggior coordinamento anche con le associazioni sul territorio, commercianti, artigiani, promozione turistica, ognuno andrà per la sua strada. Ecco, quest'anno proveremo, ripeto, a migliorare ogni anno, sempre l'assetto, evidentemente gli aspetti di coordinamento tra istituzioni e soggetti interessati sarà perfezionato. Ci sarà una delegazione che da domani sarà a Rimini per la Fiera del Turismo in cui il Comune è presente con uno stand Lucida Artista, quella sarà l'occasione per raccontare alla platea degli operatori nazionali e internazionali le condizioni d'accesso. Credo che il primo punto importante turisticamente sia offrire un racconto dettagliato di tutti i servizi e di tutte le opportunità da cogliere in città in maniera tempestiva e adeguata. Nessuno che arrivi a titolo individuale con tour organizzati deve ignorare le possibilità che la città offre loro. Per il resto l'attenzione che porremo quest'anno
per mitigare, come dire, il rapporto tra i salernitani che in particolare nei fini settimana di dicembre, al sabato e alla domenica, patiscono questo impatto turistico imponente e appunto il flusso di turisti, proveremo a incoraggiare con un piano tariffario modulare la presenza nei giorni feriali dei gruppi organizzati, provando a dissuadere e quindi distribuire un po' sui 7 giorni il grande impatto di pubblico. Quindi questo senza scoraggiare nessuno, perché l'idea è quella di mantenere questa iniziativa come un grande attrattore turistico, se è vero che Salerno in questi anni è riconoscibile, è riconosciuta all'estero per luci d'artista, è la città delle luci, quindi non intendiamo scoraggiare nessuno, ma sicuramente provare a modulare, a distribuire meglio, perché sia i turisti abbiano un impatto migliore dei servizi più puntuali, sia i salernitani, come dire, non rimangano bloccati da questo grande flusso di turisti.